Adesso vedremo praticamente come collegare un impianto di tipo filare. Facciamo un esempio dove abbiamo una semplice abitazione o un negozio dove andiamo a proteggerlo in maniera volumetrica con i nostri rivelatori volumetrici, come potrebbero essere questi qua, un semplice rivelatore volumetrico infrarosso passivo o anche doppia tecnologia. Ripeto, ricordo che poi faremo dei tutorial precisi per ogni tipologia di collegamento, tipologia di apparecchiatura, quindi i rivelatori doppia tecnologia piuttosto che l'infrarosso normale. Andremo un pochettino più nello specifico. Adesso è giusto per poter capire e dare una panoramica di quello che potrebbe essere un semplice sistema anti-intrusione per una piccola abitazione, piccola media abitazione o piccola media negozio. Quindi dicevamo che abbiamo dei rivelatori di infrarosso, in questo caso infrarosso passivo, quindi che proteggono un volume, abbiamo dei contatti magnetici che possono essere messi sulle nostre porte e finestre, sugli infissi, abbiamo una tastiera di comando, quella che vi dicevo appunto che mi serve ed è necessaria per poter gestire l'impianto e anche programmarlo, perché ricordo che questo sistema può essere programmato in due modi. Uno con la nostra tastiera che è collegata sul sistema tramite il bus, e può essere collegata anche in maniera un pochettino, definiamola forse un pochino più veloce, con un software dedicato, un PC, un software dedicato, e qua vediamo la nostra porta seriale, una seriale RS232 con un covetto di collegamento. Poi faremo anche per quello un tutorial per come programmare con il suo software dedicato che è Smart League. Oltre a questo abbiamo anche una sirena, perché giustamente il nostro impianto deve rilevare e deve suonare, perché questo è il principio dei sistemi anti-intrusione. In questo caso, per praticità, non collegheremo né tantomeno una sirena per esterno come questa, e né tantomeno una sirenetta per interno come questa qua, ma bensì andiamo ad attaccare una segnalazione visiva. In questo caso abbiamo, come dicevo, un infrarosso passivo, dove abbiamo semplicemente un positivo e un negativo di alimentazione del nostro sensore, un contatto di allarme, e andiamo a collegarlo praticamente sulle nostre bancate d'ingresso. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, se vi ricordate prima, vi avevo spiegato che la bancata tutta quanta a destra erano i morsetti nei nostri ingressi di allarme. Quindi semplicemente andiamo a collegare i due morsetti del contatto, li andiamo a collegare sull'ingresso, quelli che sono battezzati, cioè nominati T1, T2, T3, T4, T5 in questo caso, perché è una centrale 515, quindi 5 zone di base per quanto riguarda la scheda della centrale, e altre 10 che fanno a sommare i 15 zone totali su eventuale espansione di ingresso. Semplicemente andiamo a posizionare un nostro cavetto indifferente, in questo caso abbiamo il bianco e il blu, indifferente se il bianco e il blu, dentro il morsetto T1. Quindi io svito il mio morsetto T1, un morsetto è il T1 che sarebbe l'ingresso dall'altro, l'ingresso dall'allarme, e il mio secondo cavetto che mi avanza su un simbolino di negativo, cioè di massa. Perché questo? Per il semplice motivo che la massa è il riferimento di quell'ingresso. Vuol dire che voi vedete, dovete immaginare questo rivelatore o contatto magnetico come se fosse un interruttore, l'interruttore di casa della luce, cioè apre e chiude un circuito. Questo circuito deve essere riferito, cioè deve chiudere verso massa. Quindi la massa esce dal morsetto della scheda, passa all'interno del mio interruttorino. Quando qualcuno passa davanti, il mio interruttorino si apre. E automaticamente sull'ingresso T1 lui non rileva più il negativo e l'impianto va in allarme. Chiudo il mio sensorino e vi spiegherò anche il perché dobbiamo chiuderlo, per il semplice motivo che questa lente che c'è qua davanti è la famosissima lente Fresnel, cioè la lente che rileva, divide in settori il mio volume da proteggere, e per lavorare in maniera efficiente il coperchio deve essere chiuso.
Vediamo. Chiuso. Ci dobbiamo ricordare di dargli comunque alimentazione. L'alimentazione gliela diamo da un positivo, da in questo caso un più aux. Ok, cioè tutto il simbolino del più e il più aux, un positivo. E il negativo glielo prendo, posso prenderglielo dallo stesso negativo da cui abbiamo preso il contatto di allarme, perché tanto il negativo è uguale per tutti quanti. Il negativo che passa all'interno di qua è uguale per tutti, un po' come il negativo che c'è all'interno della macchina. Adesso vi faccio un esempio molto, molto chiaro. Il negativo che c'è all'interno della macchina, la macchina che noi guidiamo tutti i giorni, è la massa metallica, cioè dove c'è la batteria, 10 cm dopo, 20 cm dopo, quel cavo viene messo, collegato fisicamente alla massa. Quindi vuol dire che in qualsiasi punto della mia carrozzeria io avrò una massa. Vuol dire che la massa è uguale per tutti, e in questo caso idem uguale, la massa che circola qua, quindi il negativo che circola su questa morsettiera, è uguale per tutti quanti. Quindi a qualsiasi parte che lo prendo, per lui non c'è nessun problema. Dopodiché abbiamo un nostro contatto magnetico, che è quello, potremmo averlo inserito all'interno di una porta. In questo caso è uno scomparso modello sigaretta, quindi dovrò forare la mia porta con una punta da ferro della sezione corretta per potervi alloggiare dentro. Dopodiché ho i miei due cavetti e facciamo la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Andiamo su, in questo caso, un ingresso che sarà il T2, no? Perché il T1 è già stato collegato. Vado sul T2, collego il mio T2 e l'altro, per quel discorso di prima, quell'esempio di prima dell'interrotterino, lo porto alla sua massa. Ok, per semplicità la morsettiera è sempre fatta da un positivo, in questo caso abbiamo prima un positivo, che è un positivo comune per tutti quanti, una massa, un ingresso d'allarme, una massa, l'altro ingresso d'allarme, una massa, l'altro ingresso d'allarme, così via fino ai 5. Quindi, per semplificarmi un pochettino la vita, per non dare un pochettino di ordine, di disegno, di pulizia all'interno della nostra centrale. Quindi in questo caso il nostro contatto è montato. Andiamo a montare quello che è la tastiera, l'organo di comando. Adesso io questa tastiera l'ho già aperta, come potete vedere avete anche qua il nostro famosissimo bus, dove c'è un positivo di alimentazione, un negativo di alimentazione e il famosissimo bus, il TXRX, che in questo caso vengono denominati D ed S. Quindi io dovrò semplicemente rispettare questa colorazione quando la vado a collegare sulla mia centrale. Quindi vado con il mio positivo, ok, il mio negativo con il mio negativo, poi il mio morsetto, che io in questo caso ho battezzato D, che quindi qua c'è scritto D, è di colore bianco, quindi il mio colore D, che è bianco, metterò il mio D, ok, l'S è di colore blu e l'S diventerà di colore blu, ok, perfetto. Adesso andremo a collegare quella che è la nostra sirena per esterno. Come vi dicevo prima, non colleghiamo direttamente una sirenetta, ma bensì andiamo a collegare questo LED, questa striscia LED, per praticità, dove anche qui andremo a dargli un negativo da dove noi vogliamo. In questo caso glielo possiamo dare anche in questo morsettino qui. Il nostro positivo lo facciamo in questo caso transitare, perché anche per questo deve ragionare e lavorare come se fosse un interruttore, quindi deve essere aperto e chiuso. Lo facciamo lavorare tramite la bancata di morsettiera delle nostre famosissime uscite. Le sirene normalmente si collegano sotto le uscite relè, quindi in questo caso il nostro morsetto 10, 11 e 12, dove è un relè libero da potenziale, doppio scambio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel relè gli possiamo dare la potenzialità che vogliamo noi, cioè quella che noi ci serve, quindi
farli transitare un 220 volte, farli transitare un 12 volte, un 24 volte, cioè quello che a noi ci fa più comodo. E essendo un doppio scambio vuol dire che è sia normalmente chiuso che normalmente aperto, quindi in qualsiasi condizione noi potremmo a riposo farla a riposo essere spenta, in allarme essere accesa, o l'esatto contrario, quindi a riposo essere accesa e in allarme essere spenta. Come dobbiamo fare per dargli una potenzialità a questo relè? Ma questo vale, è valido questo discorso per tutti i relè liberi da potenziare in qualsiasi tipo di applicazione. Dobbiamo dare una positività, un tipo di segnale al comune. Quindi noi andremo sul comune, morsetto.com, e in questo caso noi dobbiamo far transitare un positivo per far accendere i nostri LED. Andiamo a dargli un positivo, un più AUX, perché da qua transita un più 12. Okay? Quindi questo relè in questo caso è diventato un relè con potenzialità positiva, un più 12. Quindi io da qui posso toglierlo, dare un più 12. Quindi io prendo il mio cavetto di colore rosso da cui deve arrivare il 12, perché voi immaginate, guardate, ve lo faccio vedere in questa condizione per farvi ancora capire meglio, questa è una batteria campione, è un 12 volt, dove io, mettiamola un pochettino più a favore di inquadratura, ok, appoggiamola pure qua, tanto per far capire, dove io ho il mio positivo e il mio negativo, vedete che si accendono? Ok, quindi questo principio qua è lo stesso identico di qua, quindi abbiamo detto negativo e positivo. In questo caso la luce si deve accendere, quindi io andrò a dargli come ingresso in un normalmente aperto, quindi gli dico che normalmente lui è aperto, cioè il mio interruttore è aperto. Quando va in allarme, lui chiude il mio interruttore e mi accende la mia striscia LED. Chiudiamo anche la tastiera. Ok. Ricordarsi sempre poi di andare a mettere le vitine qua sotto. Perché questo? Per il semplice motivo che la tastiera sarà attaccata a muro, se quando io vado ad aprirla tramite questa unghietta che c'è qua, se tiro il mio coperchio, cosa succede? Che tolgo il cover davanti, tolgo questo coperchio qua davanti, essendo che sotto ci sono degli interruttori antistrappo, se apro la mia tastiera in maniera brusca e tolgo il cover davanti, il mio impianto andrà in allarme, giustamente, perché per lui è una monomissione, come se un ladro che arriva dove è presente il sistema di sicurezza andasse per sradicare la mia tastiera. Questo discorso è lo stesso valido per le centrali di allarme e per tutte quelle apparecchiature. Vedete che la centrale d'allarme qui ha un tamper, sentite fare click? Questo qua è l'antirimozione del coperchio, quindi il coperchio quando chiude, chiude con questa lamellina qui, con questa, la vedete, va a chiudere praticamente sull'interruttore. Gli diamo alimentazione, ricordate sempre di rispettare quelle che sono le normative, soprattutto sulla parte del 220 volt. Decreto ministeriale DM3708, ok, perché è fondamentale andarla a rispettare tutte le normative vigenti e in corso per quanto riguarda appunto le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ricordiamoci prima di dare corrente di togliere il nostro fusibilino, ok. Diciamo che adesso siamo pronti appunto per accendere tutto quanto il nostro sistema. Ricordiamoci anche di, nel famosissimo nostro sacchettino che avevamo, andare a recuperare quello che è il cavetto del pacco batterie. Ok,
va installato qui sopra. A questo punto siamo pronti per dare alimentazione. Alimentiamo il nostro sistema. Alimentiamo.